a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi apriremo questo pacchettino. Indovinate che cosa c'è dentro? Paciocchini chiusi, esatto. E ho ordinato questo pacchetto da un gruppo Facebook che si chiama Paciocchini chiusi, appunto, ed è dedicato totalmente ai paciocchini. Quindi se volete entrarci vi lascio il link in descrizione se siete anche voi appassionati di Paciocchini chiusi e magari volete comprarli, scambiarli o venderli. E quello è il gruppo apposta dedicato solamente ai paciocchini. Ora, io ho ordinato un po' di cosine, non sono tantissime, sono, oddio, sono 15-16 personaggi in realtà, quindi vabbè. E quindi che andavano a formare delle coppie. Quindi andiamo subito a vederli. Allora, vediamo un po'. Sono impacchettati molto bene, devo dire. All'interno della confezione troviamo una bustina con tutti questi paciocchini. Allora, andiamo a vedere. C'è anche un bigliettino da visita, ecco. Questo è il ragazzo che me l'ha mandato. Vi lascio poi i contatti, sono Silver. Eccolo qui. E andiamo a vedere che cosa ho preso. Allora, come prima cosa c'è questa volpina, credo che sia. Mi faccio aiutare dalla checklist perché. Sì, questa volpina qua. Io li ho già segnati per evitare di prendere doppioni nei pack. Questa volpina qua che è Esmica ed è rara. E dopo vi faccio vedere tutte le coppie insieme. Poi c'è la paperella che è dove? Qui si chiama Puddles e qua però mi manca la paperella, appunto, l'animaletto che è Splashies e non ce l'ho. Poi c'è la petta, questa qua, che è, eccola qua, Stinks, che bella che è. Io avevo appunto l'animaletto. Poi, tadam, la giraffa, così finalmente ho la coppia della giraffa ultra rara, eccola qui. Poi abbiamo questo che ai miei mi sono sbagliata a comprarlo perché quando l'ho ordinato l'avevo visto come l'anatra e invece no, era il pulcino. Vabbè, ormai avevo già fatto l'ordine quindi amen, è lo stesso. Comunque questa è Penny appunto ed è il pulcino. Poi abbiamo questo che è il topolino rosa e è Whirl. Qui c'è anche il paciocchino, quello qui, che si chiama Wattle. Poi abbiamo l'orsetto rosso che si chiama Forest assieme al suo paciocchino che si chiama Gracie. Poi c'è la tigre rossa che si chiama Triti. Poi un'altra coppia, abbiamo il coniglietto rosa che mi sembrava troppo pacioccoso e bellino che si chiama Mabel insieme all'animaletto che si chiama Mellow. Aspettate che lo prenda, eccolo qua, che si chiama Mellow, appunto. Poi, come vi dicevo anche negli scorsi video, c'è l'orsetto arancione, che però ce l'ho triplo, cioè vedete ce n'è uno qua, ce n'è uno qua, c'è anche questo, e si chiama, aspettate, qui, Busby. Poi, il cavallo nero, che è qua e si chiama Chester, e io avevo l'animaletto, e infine
un'altra coppia, quella del serpente giallo però, che è Carly e il serpentino Coil. Che bello. Eccoli qui. Adesso vi vado a prendere quelli con cui ho formato una coppia, quindi questo qui, questo e questo, e vi faccio vedere tutte le coppie assieme. Ho sistemato queste qui, queste coppie che ho comprato in questo pacchetto, e poi ho preso anche tutti gli altri paciocchini animaletti per fare le coppie. Allora, questa è la coppia della Petta ed è bellissima assolutamente. Poi c'è la zebra, che belle queste coppie ultra rare, mi piacciono un sacco perché sono neon e sono bellissime. Comunque, questa è la zebra. Poi abbiamo la tigre rossa, eccola qui, se sta in piedi ovviamente. Poi il topolino, che ce l'ho quindi sia grigio che rosa, che è qui dietro, eccolo qua, se cade qualcosa faccio un disastro. Il cavallo nero, perché quello giallo non ce l'ho. Poi l'orsacchiotto arancione, che carino che è, adoro, ecco, lo sapevo, fortuna che era abbastanza distante. Oh mio Dio, ok, la vedevo malissimo, cioè che buttava giù tutto. Ok, me ne manca solo uno. E la volpe arancione, vediamo se ce la faccio a non far cadere tutto. Attenzione, olè, ce l'ho fatta a farle stare tutti in piedi, fantastico. Allora, queste sono tutte le coppie che ho formato oggi. Vi dico, secondo me è utile che abbiano aperto questo gruppo, anche perché così riuscite a formare le varie coppie scambiandoli e comprandoli eventualmente, senza avere mille doppioni inutili. E che poi inutili non sono, perché vi farò vedere dei video in cui ho fatto dei repaint. Quindi sì, se magari avete dei doppioni potete divertirvi a fare dei repaint, quindi sono anche carini anche quelli, insomma. Ecco, questi sono appunto tutti i paciocchini delle coppie che abbiamo formato oggi. Sono veramente tanti, però sono adorabili visti così assieme. E vi mando un bacio, al prossimo video, e iscrivetevi se non siete ancora iscritti, lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video, e alla prossima, ciao!